Buonasera, abbiamo il piacere di parlare con... Mi chiamo Pierre-Louis Vermont Petit-Houtenin. Sono della Svizzera francese, ho imparato con piacere l'italiano e altre lingue. Che cosa fa qui? Che azienda rappresenta? È la mia azienda, è Pure Life, come il nome dice, è vita pura. E lei impara il mondo della mia vita e, insomma, di fare la riabilitazione delle germogli dentro la nostra civilizzazione. Cioè? Perché tutta roba che si mangia non è alimentazione, è nutrizione, non è completo, soltanto un seme che si fa germogliare è completo. E allora noi mangiamo di tutto e mettiamo la vita dentro, ecco. E quindi il vostro prodotto qual è? Voi cosa vendete? Allora, noi vendiamo lì le semi, sono semini, e abbiamo 35 gusti diversi, perché la salute non è, la salute diciamo positivamente, il minerale, vuol dire colore, e gusti sul piatto che fa la salute. E dopo vengono lì dentro, si mette a mollo una notte, questo potete già bere, viene scuro, è pieno di sale minerale, dunque è un medicamento che ha fatto lei stessa. Si può dare alle piante, avrebbe delle piante molto belle perché vivono di sale minerale, e animale piace lo stesso. Dopo, vedi qua, due cucchiaini da minestra di alfalfa. Dopo 4 giorni abbiamo 400 grammi di alfalfa. Questo può comprarla finito da un grande bottega per 80 fino a 120 franchi il chilo. Lei lo fa per un prezzo meno di insalata normale e con la sua intuizione e lavoro. E perché siete artigiana? Sono artigiana perché sono una delle più anziane qua, è una fiera che attira la gente che cerca salute e soprattutto gente che cercano di fare loro qualche cosa invece di andare dal medico, che non si può più pagare. Perché tisana funziona quindi? La tisana come tè, come ticino è sano, funziona perché è un concentrato di prodotti per il benessere e dove la gente possono aiutarsi loro e non nel medico. Non sono contro i medici, il problema sono le privati che non fanno più niente, si compra tutto finito e prima c'era ancora l'orto. L'orto l'avete proprio qui a casa con le semi. Bene, allora la ringraziamo e le auguriamo di germogliare ulteriormente in questa fiera. Eh sì, sono anch'io un germoglio, vede, è vecchio e chi non impara. Dunque mangiate la vita e imparate ogni giorno qualcosa di nuovo e siete anche voi giovani. Grazie.